Professor Giuseppe Conte, avverto che è in corso la trasmissione diretta televisiva. Signora Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, permettetemi innanzitutto di rivolgere il mio più partecipe augurio, di unirmi agli auguri per il genetiliaco della senatrice Segre. Tutti possiamo convenire che c'è ancora molto preziosa la sua personale testimonianza su una delle pagine più buie della storia del Novecento, e quindi ad multos annos. E siccome ieri nelle comunicazioni che ho anticipato alla Camera e che poi ho consegnato qui al Senato, ho anticipato che questo governo si farà garante anche di un linguaggio più consono, più rispettoso, di un clima di dialogo tra le istituzioni e tra cittadini e istituzioni nell'ambito della società, dichiaro il mio personale appoggio e mi farò latore con tutte le forze politiche, confidando sicuramente di ritrovare riscontro positivo su questo punto, per l'iniziativa che lei ha annunciato, le sta molto a cuore. C'è una commissione, una sorta di osservatorio, poi si definirà meglio, sarà il Parlamento ovviamente a definirlo, contro hate speech, contro il linguaggio violento e aggressivo che sta pervadendo la società, che si diffonde nei social network. Oggi è stato anticipato, poco fa c'è stato l'annuncio ufficiale, la neopresidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riconosce all'Italia un portafoglio più importante che c'è, affari economici. Mi invito a considerare, è chiaro che qui la polemica politica, le logomachie sono molto intense e vivaci, vi invito a considerare che sarà il commissario che rappresenta l'Italia intera in seno alla Commissione europea. Lo farà per 5 anni, sarà un importante presidio per l'Italia, non per la singola maggioranza di turno, ma anche, essendo un arco temporale lungo, per chi verrà dopo questo governo. Dovremo fare di tutto per confidare di poter realizzare le riforme che stanno tanto a cuore al nostro Paese. Siamo in una prospettiva di nuova legislatura e io confido su questo versante, che anche le forze di opposizione vorranno dare il loro contributo, perché quello che riusciremo a costruire in questa legislatura rimarrà comunque a beneficio di tutti e andrà a beneficio di tutti gli italiani. Degli obiettivi sono già chiari: vogliamo rivedere il patto di stabilità e crescita, vogliamo fare in modo che queste regole europee assecondino la crescita economica e soprattutto lo sviluppo sostenibile dell'Italia e dell'Europa intera. Vogliamo che ci siano maggiori piani di investimenti per quanto riguarda le tante periferie dell'Europa, non solo geografiche. Vogliamo approfittare perché questo piano di investimenti più corposo possa beneficiare il nostro Sud, il nostro Mezzogiorno. Vogliamo che l'Europa investa più cospicuamente nel continente africano. È impensabile che l'Europa investa una misura molto meno consistente rispetto a quello che investe la Cina in Africa. L'Europa è qui da noi, è un territorio
pieno, ferace di opportunità, di prospettive. Dobbiamo lavorare secondo un modello di partenariato tra pari, perché nel mutuo interesse tra i paesi africani e l'Italia e l'Unione Europea si possa intensificare la cooperazione. E ci sono tante altre iniziative su cui dobbiamo lavorare insieme. Molti degli interventi, e soprattutto molti degli interventi delle forze di opposizione, degli esponenti delle forze di opposizione, indulgono, anzi direi pressoché prevalentemente indulgono sul passato. Vi è poi chi è rimasto fermo all'8 agosto, al momento in cui, con una certa arroganza e con scarse cognizioni di diritto costituzionale, ha ritenuto nell'ordine di attivare unilateralmente una crisi di governo, e questo è pienamente legittimo, ma poi in più ha ritenuto ancora di poter unilateralmente decidere di portare il Paese alle elezioni. Ancor più unilateralmente poi ha deciso di portare il Paese alle elezioni e alla campagna elettorale da Ministro dell'Interno. E ancora ha deciso, sempre unilateralmente, e arbitrariamente, di concentrare definitivamente nelle proprie mani tutti i poteri, pieni poteri. Presidente. Se questo era lo schema, il progetto, l'obiettivo, è comprensibile che chiunque l'abbia ostacolato, tutti coloro che l'hanno ostacolato, pur nel rispetto della Costituzione, pur per senso di responsabilità, per evitare al Paese una grave, gravissima incertezza politica e economica, ecco, tutti costoro siano diventati nemici. Lasciamo che il Presidente del Consiglio faccia la sua replica. Sulla dignità, l'ho già detto stamattina, non manca in quest'Aula. Per favore, prego Presidente. Gli amici di ieri, gli interpreti del cambiamento, non diventano avversari, diventano nemici. Assegnare però, attenzione, assegnare, non abbiate paura delle parole. Sentire la replica. Io sono qui da stamattina in religioso silenzio e ho ascoltato tutti i vostri interventi. Potete non essere d'accordo su quello che dico, ma forse sarebbe corretto consentirmi di esprimere quello che devo dire. Assegnare ad altri le proprie colpe
e il più limpido, il più lineare percorso per rimanere deresponsabilizzati a vita, per non confrontarsi con le conseguenze delle proprie decisioni. È un modo certo, per quanto mi riguarda non il migliore, per conservare la propria leadership, per scacciare via gli errori politici. D'altra parte, errare è umano, succede spesso a tutti, anche in politica. Riuscire a dare agli altri la colpa dei propri errori è il modo migliore in politica per conservare la leadership di un partito. Voi evocate spesso. Non va bene così. Per cortesia. No, la facciamo. Fate parlare il Presidente del Consiglio, un po' di rispetto. Prego. Evocate spesso, e lo ripetete, il concetto di dignità. È un concetto veramente molto importante, soprattutto anche sul piano giuridico, no? Perché forse si dice il diritto fondamentale della persona. Ma la dignità, per quanto riguarda il ruolo, le funzioni del Presidente del Consiglio, non sono e non possono essere riconosciute o meno a seconda che lavori al vostro fianco o meno, che sia con voi al governo. Ero l'alfiere degli interessi nazionali sino a ieri e oggi scopro che non lo sono mai stato. La dignità può venire, mi può derivare solo dal fatto di servire con disciplina, onore, con il massimo impegno, il massimo sforzo, la massima determinazione il mio paese e gli interessi degli italiani, non altro. Poi con calma in replica spiegherete, poi con calma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, spiegherete al Paese, visto che evocate e vi legate a questo concetto, cosa ci sia di dignitoso in tutti i subitani repentini voltafaccia che ci sono stati in poche settimane. Ma per rispetto, a quest'Aula, alla funzione di questa seduta, sono qui a parlare del programma di governo e su questo punto ovviamente rimetto per più ampie considerazioni alle comunicazioni che ho consegnato, però il dibattito odierno che ho seguito con attenzione, ho preso molti appunti, mi sollecita alcune considerazioni, alcune precisazioni. Sono contento perché è stato riconosciuto che questo programma, questo progetto politico rimarca molto l'importanza di investire nella scuola, nell'università, nella ricerca. Il nostro obiettivo non è tanto e solo investire di più, ma investire meglio. Investire meglio nella conoscenza, perché il volto futuro dell'Italia verrà disegnato soprattutto da quello che riusciremo a fare in termini di investimenti in questo comparto.
un modello di scuola, un modello educativo che affronti l'affascinante complesso problema della conoscenza non più sulla base del cosa imparare, ma del come imparare, quindi sulla base di un metodo che rafforzi la capacità dei nostri giovani di destreggiarsi nei sentieri della conoscenza, che rafforzi le loro competenze digitali, che sono strategiche addirittura già nel mondo del lavoro e sono sempre più necessarie per crescere, per migliorare, per dialogare con il mondo. Dobbiamo, è un nostro obiettivo, anche valorizzare la funzione dei docenti, docenti che anche sul piano economico, certo, hanno di che lamentarsi se guardiamo anche alla comparazione, alle statistiche comparative con altri paesi. Un obiettivo primario, lo ripeto e lo rimarco, sarà poi la ricerca in particolare, far dialogare i centri universitari, far dialogare gli enti di ricerca. Dobbiamo lavorare in questa direzione ancora più intensamente, c'è molto da fare in termini di coordinamento, di raccordo per potenziare il sistema di ricerca, in termini di miglioramento delle regole anche di reclutamento, senza sconvolgere alcunché, ma possiamo intervenire per adeguare meglio il reclutamento, la selezione dei ricercatori, la stessa valorizzazione dei progetti di ricerca rispetto agli standard internazionali. Ci sono delle best practices che ormai sono acclarate, migliori pratiche, che sono ormai acclarate a livello internazionale, ci consentono, e l'ho fatta. Dicevo, delle migliori pratiche a livello internazionale che dobbiamo applicare anche estesamente anche in Italia, è sicuramente uno strumento, un percorso, un obiettivo che ci consentirà di migliorare tutto il comparto, sarà l'istituzione di un'agenzia nazionale che si faccia carico di un maggior coordinamento, raccordo e nello stesso tempo anche dell'applicazione di questi principi che rendono maggiormente competitivo il nostro sistema rispetto anche alla sfida globale che esiste anche in questo settore di ricerca. C'è un problema però, dobbiamo avere sempre presente questo aspetto. Noi possiamo potenziare la ricerca, possiamo investire di più, ma se poi alla fine i nostri giovani più qualificati andranno all'estero, sarà, come dire, un investimento che si rivelerà improduttivo. Ecco perché nel contempo dobbiamo fare in modo, e ci teniamo tantissimo, fare in modo che il nostro sistema sia attraente per i giovani, addirittura non solo gli italiani che sono andati all'estero, ma anche i giovani stranieri che si potranno quindi trasferire in Italia perché troveranno un ambiente più smart per la ricerca. Agricoltura. È stato detto, alcuni interventi mi hanno sollecitato a un'ulteriore precisazione sul punto. È un punto di forza del nostro sistema. È un punto di forza, il comparto agricolo presenta delle eccellenze mondiali, dobbiamo quindi rafforzare queste punte di eccellenza, ma dobbiamo migliorare e potenziare l'intera filiera agroalimentare. Per fare questo dobbiamo agire a vari livelli. Vi è già noto, c'è un negoziato strategico per l'Italia, la PAC in Europa. Dobbiamo interloquire, ci stavamo già lavorando, ma dobbiamo tornare a lavorarci con forza. La PAC è evidentemente il piano di investimenti con cui ci confronteremo negli anni a venire. Dobbiamo incidere in quel negoziato, non possiamo dirci soddisfatti per lo stato attuale di quel negoziato. Dobbiamo contrastare l'Italian sounding, dobbiamo difendere le nostre migliori pratiche agronomiche, colture sia tradizionali che biologiche,
Dobbiamo incentivare, sostenere l'impresa agricola, le attività economiche e agricole, con particolare riguardo anche ai giovani. Dobbiamo contrastare anche fenomeni di abuso. Possiamo sicuramente sostenere e incentivare anche meccanismi cooperativi, ma non quelli ovviamente che si prestino a abusi. Dobbiamo alcuni interventi sembrano rimarcare una non completa, determinata attenzione per il mondo produttivo. No, questo è veramente una... Qui c'è un equivoco. Noi siamo veramente fortemente determinati a incrementare la crescita economica del Paese. Siamo consapevoli della debolezza della domanda interna. Ci sono dei settori in particolare che languono da un po' di tempo o comunque attraversano momenti di crisi, di difficoltà da qualche anno. Mi riferisco alle costruzioni. Quel settore dobbiamo assolutamente intervenire perché tra l'altro è una filiera che poi ad alta redditività, con un effetto moltiplicatore molto intenso. Un altro settore è quello dell'automotive, dove purtroppo scontiamo evidentemente il fatto di essere inseriti in un sistema integrato, per cui è chiaro che se i segni che ci provengono dalla Germania sono negativi, diventano molto preoccupanti anche per noi. Lavoreremo in questa direzione, come ho già detto, lavoreremo a rafforzare il sistema dell'export. Siamo molto forti all'export, è chiaro che la congiuntura internazionale sfavorevole ci penalizza, ma è proprio questo il momento per potenziare tutti gli strumenti per consentire alle nostre imprese di crescere sul piano della competitività anche all'estero. E un discorso a parte ho riservato nelle mie comunicazioni alle piccole e medie imprese. E quella è lì la forza del nostro tessuto produttivo. Se dicevo piccolo e bello, ma se consentiamo al piccolo di crescere, di rafforzarsi, è ancora più bello. Dobbiamo il tutto però, ed è questa sarà la cifra di questo progetto politico, chiederemo anche alle imprese e al mondo produttivo di seguire. Non pretendiamo ovviamente di imporre un clima di dirigismo economico. Siamo per il libero mercato, ma vogliamo anche dare dei segnali di una direzione futura per che le imprese ci aiutino a disegnare la società che vogliamo. Ecco perché vogliamo incentivare le prassi socialmente responsabili, perché le prassi socialmente responsabili significa maggiore ambiente di lavoro, continua qualificazione professionale dei lavoratori, rispetto dell'ambiente, consapevolezza delle conseguenze in termini di impatto ambientale delle iniziative economiche che si assumono. E vogliamo quindi, quando io declino il concetto di nuovo umanesimo, non è solo il rispetto della persona come monade isolata, ma è anche sul fronte delle iniziative economiche. E ovviamente vogliamo orientare il Paese verso l'economia circolare. Su questo abbiamo le idee molto chiare ed è per questo che nella prospettiva delle riforme anche costituzionali cui lavoreremo, ci impegneremo a inserire, a proporre l'inserimento nella Costituzione del principio di tutela dell'ambiente, del rispetto della biodiversità e del rispetto dello sviluppo sostenibile. Poi permettetemi di dire, tutte le iniziative a sfondo economico riguardano ovviamente, sono sempre da noi considerate nella prospettiva di un incentivo del sistema produttivo. La riforma fiscale la vogliamo impostare con riguardo a un incentivo per le imprese. Non vogliamo che le imprese siano dissuase dal crescere in ragione di una
tassazione più penalizzante. Vogliamo semplificare la vita anche i rapporti tra imprese e amministrazioni finanziarie. Vogliamo rendere il fisco amico delle imprese oltre che dei cittadini. Vogliamo alleggerire nel complesso la pressione fiscale. Quando abbiamo ragionato e ragioniamo di un cuneo fiscale a totale vantaggio dei lavoratori è perché riteniamo di non dover prendere in giro gli italiani e siamo consapevoli che le risorse attualmente per in prospettiva di una manovra economica immediata, che ovviamente ci impegnerà nella prima riforma strutturale, che è quello di contenere e evitare l'incremento dell'IVA, scarseggeranno. E allora è chiaro che immaginiamo un intervento sul cuneo fiscale a totale vantaggio dei lavoratori, ma in prospettiva ci auguriamo di poter avere maggiori risorse anche a favore delle imprese. Rispondo soprattutto al senatore Bagnai, che mi sollecita anche in ragione delle sue competenze sul quello che sta succedendo in Europa per quanto riguarda la riforma dell'unione bancaria e monetaria. Lo dico in breve perché l'argomento è molto tecnico. Ricordo che prima del Consiglio europeo dello Euro Summit che si è svolto il 21 giugno 2019, io sono venuto qui in Parlamento a rappresentare attraverso le comunicazioni quelli che erano i temi in agenda. E tra quei temi c'è stato anche il completamento dell'unione bancaria e monetaria. In particolare sono state esaminate poi in questi consessi europei le modifiche al nuovo trattato, il nuovo trattato sul meccanismo europeo di stabilità, MES. Come ho detto in quell'occasione, ricordo che ho dichiarato, io personalmente a nome del governo presente, ho dato parere favorevole alla risoluzione del Parlamento. E la risoluzione del Parlamento, se non cambierà, è la seguente: impegna il governo a procedere secondo una logica di pacchetto, cioè rispetto alle tre modifiche su cui si sta lavorando nella prospettiva dell'Unione bancaria e monetaria, che è appunto il trattato sul MES, meccanismo europeo di stabilità, l'EDIS, l'assicurazione sui depositi, e ancora il bilancio unico dell'Eurozona, si è detto, ed è un'impostazione che io personalmente ho condiviso e continueremo a perseguire, l'Italia non può concedere su un fronte del MES senza chiudere anche e ottenere sugli altri fronti. L'ho dichiarato, sono stato molto duro al Consiglio europeo. Ho fatto inserire un preciso riferimento condizionante per quanto riguarda l'applicazione dell'intero pacchetto, e quindi attualmente l'Italia, siete interessati a seguire o no? No. Presidente, prosegua. E quindi, come da indicazione condivisa del Parlamento, attualmente l'Italia si è riservata un'approvazione all'esito della definizione di tutte e tre i progetti di riforma. Il tema degli affidi illeciti. Ovviamente il governo non entra nel merito delle inchieste in corso, che hanno il loro corso, e la politica non si sovrappone alle inchieste giudiziarie. Per quel che riguarda la competenza del governo, però, una misura è stata già adottata. È stata istituita presso il Ministero di Giustizia una squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori. Riteniamo, cioè, che sia
urgente un monitoraggio della legislazione vigente e un più efficace censimento degli affidi. In sostanza, io l'ho ascoltato ed ero in silenzio. Presidente, parli con tutta l'Aula, non c'è nessuna possibilità di nessuna... Sto dicendo... No, sto dicendo semplicemente, se mi fate parlare, che non c'è nessuna possibilità. Ecco, è questo. Allora... No, io stavo dicendo che non c'è nessuna possibilità di poter dialogare con gli altri. Risponda all'Aula e basta. Non c'è, prosegua tranquillamente. Allora, Presidente, per cortesia, prosegua. Prosegua. Presidente, voglio proseguire, voglio senz'altro proseguire, se mi viene consentito. Dicevo, sicuramente questo non è un tema di opposizione e maggioranza, voglio sperare, stiamo parlando di protezione dei minori e di misure efficaci per la protezione dei nostri figli. Dobbiamo creare quindi sicuramente, questo credo che sia una misura molto efficace e utile, una banca dati nazionale per gli affidi, in modo già da poter incrociare i dati e rilevare eventuali anomalie già dall'incrocio dei dati. Ovviamente siamo disponibili, in ragione di questo obiettivo di intensificare la protezione dei minori, che non ha colore politico, non ha, come dire, e non può essere circoscritta territorialmente, è un problema che riguarda tutti, siamo disponibili anche con le opposizioni a condividere proposte di ulteriori misure in questa direzione. La senatrice Binetti mi ha sollecitato una posizione pubblica per quanto riguarda il tema del cosiddetto suicidio medicalmente assistito, problema dell'eventuale depenalizzazione o legalizzazione a seconda dell'angolo visuale. Qui c'è, come è noto, un'ordinanza della Corte Costituzionale, la 207 del 2018, e c'è quindi un forte sospetto di incostituzionalità dell'attuale articolo 580 del Codice Penale. Il tema, senatrice Binetti, non è, come ha visto, oggetto e come rimarcato da lei stessa, oggetto del programma di governo. Ho ritenuto io stesso di non inserirlo nel programma di governo perché non ritengo che sia un tema che si presti a un progetto politico, a delle linee programmatiche per una nuova esperienza di governo. Sono in gioco diritti fondamentali della persona, innanzitutto viene in gioco il diritto alla vita, che è fondamentale presidio giuridico. Presidio giuridico di tutela per ogni essere umano. Anzi, direi che è quel diritto da cui si irradiano poi tutte le manifestazioni della personalità che andiamo a tutelare successivamente. Ci si interroga poi sulla presunta esistenza di un diritto alla morte, sul ruolo che può avere un terzo pur qualificato, quale può essere un medico, sollecitato a offrire eventualmente una risposta alla richiesta di intervento che viene da un paziente. E poi ci sfida questo tema a comporre un dissidio da principi fondamentali che in questa materia evidentemente vengono in conflitto. Il principio di tutela della vita, il principio di autodeterminazione che qualcuno affonda nella tutela della dignità della persona.
È un dibattito quindi che veramente involge questioni politiche, morali, deontologiche, filosofiche. Mi sembra improprio ricondurlo a un'iniziativa di governo. Quello che io personalmente posso augurarmi è che il Parlamento trovi il modo, le occasioni per poter approfondire queste questioni e lo possa fare rapidamente. Diversamente si arriverebbe a una pronuncia della Corte Costituzionale, che vorrei richiamare l'attenzione di tutti. Chiaro che ha un raggio di azione limitato, date le sue competenze, quindi sarebbe auspicabile che si possa trovare un'ampia condivisione per poter intervenire e legiferare in materia. Posso solo raccomandare, come già da osservazioni del Comitato Nazionale di Bioetica, che su questo tema sarebbe opportuno incentivare il ricorso alle cure palliative, sarebbe importante rafforzare tutte le misure che sono volte ad alleviare la sofferenza dei malati inguaribili e infine sarebbe molto importante lavorare per rafforzare la formazione bioetica degli operatori sanitari. Un'ultima battuta sull'immigrazione. L'opposizione in alcuni interventi, anche solenni, avete ragionato di leale opposizione. Ecco, io chiedo a tutte le forze qui rappresentate, non solo di maggioranza, anche di opposizione, lo chiedo anche a tutti i cittadini italiani che ci ascoltano in diretta. D'ora in poi evitiamo di concentrarci ossessivamente sullo slogan porti aperti, porti chiusi. Il tema dell'immigrazione è un tema su cui abbiamo già... No, via i cartelli. Per favore. Via i cartelli. Via. Presidente, prego. È un tema su cui questo governo ha già chiarito che lavorerà su un piano multilivello, come merita di essere affrontato, quindi intensificheremo la cooperazione con i paesi di origine, dove originano i traffici illeciti, lavoreremo con i paesi di transito, dove transitano, dove ci sono concentrate queste rotte dei flussi migratori. Lavoreremo per contrastare soprattutto i traffici illeciti, perché questa è una tratta inumana. Lavoreremo per contrastare la immigrazione clandestina, perché riteniamo che uno Stato sovrano abbia diritto a regolamentare l'accesso nei propri confini. Lavoreremo anche, attenzione però, per consentire una più completa integrazione di coloro che hanno diritto a stare sul nostro territorio. Dobbiamo assolutamente rafforzare il meccanismo dei rimpatri e allargare lo spettro. In questo momento abbiamo pochi accordi, dobbiamo concluderne molti altri ed è per questo che io sin dall'inizio ho prospettato questo tema alla neocommissaria, presidente della Commissione, trovando grandi aperture. Quindi va gestito anche a livello europeo e dobbiamo lavorare al più presto per modificare il regolamento di Dublino. Osservo che sullo specifico, visto che la polemica politica si concentra sui decreti attuali, questo governo è stato molto chiaro, raccoglierà le osservazioni del Presidente della Repubblica, in particolare ci sembra sacrosanto il principio della proporzionalità tra condotta e sanzione, come pure quello di legalità
e tassatività dell'azione amministrativa. Concludo con una battuta. Ho cercato più volte, già in passato, di rappresentare che chi ha una minima educazione giuridica sa bene che ogni norma, disposizione legislativa, noi possiamo anche scrivere in modo perspicuo dal punto di vista linguistico, chiaro, chiarissimo, una disposizione legislativa, ricordiamoci sempre che quella disposizione legislativa sarà interpretata in senso costituzionalmente orientato, perché il nostro sistema giuridico ha una impalcatura che sono i principi costituzionali, l'architettura sovranazionale, i trattati cui aderiamo, ed ormai è patrimonio comune che qualsiasi norma, qualsiasi circolare amministrativa, qualsiasi regolamento amministrativo sia interpretato in senso costituzionalmente conforme. Grazie. Via i cartelli. Per favore. Ringrazio il Presidente del Consiglio. Passiamo ora. Io